Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo. Storie che spesso sono già state raccontate da film e romanzi perché sono troppo strane, incredibili e misteriose, perché qualche scrittore se le lascia scappare. Anche se a confrontare la versione reale e quella di fantasia, di differenze se ne trovano sempre tante. A volte perché le regole della narrativa chiedono più colpi di scena ed effetti speciali della realtà, ma molto spesso perché la realtà così com'è risulterebbe più incredibile della fantasia. Questa è una storia così, da romanzo e da film, e allo stesso tempo è una storia vera. Perché questa è la storia di un poliziotto che si chiama Francesco Vincent Serpico. Io, Frank Serpico, l'ho conosciuto davvero di persona. Era la fine degli anni 90, in un convegno a Roma su un tema riguardante la polizia che non ricordo più. C'era qualche altro scrittore di polizieschi come me, c'era l'allora capo della polizia Giovanni De Gennaro e c'era questo tipo praticamente identico ad Al Pacino, con la barba, i capelli un po' lunghi, asciutto e in forma, vestito sportivo. Molto informale anche nel muoversi e nel parlare. Parlava di corruzione delle forze dell'ordine, naturalmente, e raccontava anche la sua esperienza. Indubbiamente era la star di quel convegno. Dopo un po', a guardarlo, non sembrava più proprio Al Pacino. Semmai un tipo più anonimo, più vicino all'altro attore che lo ha impersonato in una serie di telefilm alla fine degli anni 70, David Burney. Ma non importa. Gli restava comunque attorno l'aurea del mito, del personaggio fantastico. Merito o colpa di Al Pacino, che lo aveva interpretato nel 1974 in un film molto biografico diretto niente meno che da Sidney Lumet. Un bel film. Un bravo attore e un grande regista ed ecco fatto, un ex poliziotto sessantenne che resta immortale come appena uscito dallo schermo del cinema. Oppure no, era lui, Frank Serpico, a restare immortale per quello che aveva fatto. C'è un momento della sua vita, della vita reale di Francesco Vincent Serpico, detto Frank, che è identico ad una scena del film. È il 3 febbraio 1971. La squadra antidroga di cui fa parte ha ricevuto una soffiata su una partita di droga che sta in un appartamento a 778 di Driggs Avenue a Williamsburg, un quartiere popolare di Manhattan, abitato soprattutto da portoricani. Sul pianerottolo del terzo piano, Serpico e altri tre colleghi trovano due ragazzi, li arrestano, sequestrano una borsa di eroina e si fanno dire la parola d'ordine. Serpico parla spagnolo, così va avanti lui per farsi aprire la porta dell'appartamento dove stanno gli spacciatori. Bussa, dice la parola d'ordine, dall'interno gli aprono la porta, giusto uno spiraglio, ma è abbastanza. Serpico si getta contro la porta con la sua Browning 9 mm in mano. Dall'altra parte fanno resistenza, ma i poliziotti sono in quattro. Appena gli altri lo aiutano, sfondano la porta e li arrestano tutti. Ma gli altri non lo aiutano. Serpico resta da solo a spingere, mezzo incastrato tra la porta e lo stipite, e vede un tizio dentro l'appartamento che si avvicina con una pistola in mano, gliela punta contro e gli spara in faccia. Il proiettile gli entra da sotto un occhio e per fortuna è di piccolo calibro, un 22 long rifle, perché altrimenti gli farebbe scoppiare la testa. Serpico cade indietro sul pianerottolo, gli spacciatori chiudono la porta e scappano dal retro e lui vede i suoi colleghi che lo guardano, da sopra, senza fare niente. Ci sarebbe da chiamare il 911, avvertire la centrale, far partire il codice 1013, che significa uomo a terra, collega ferito, per cui arriverebbe subito di corsa un'ambulanza con la precedenza su tutti. Ma loro non fanno niente. Lo guardano dall'alto, tutti attorno a lui, gli occhi fissi, ed è proprio così che lo stesso Serpico li descrive. Sarebbe morto dissanguato se a chiamare il 911 non fosse stato un signore che abita in quel palazzo, nell'appartamento di fianco, a dimostrare che neanche lì, a Williamsburg, tutti i portoricani sono solo spacciatori e delinquenti. Arriva un'auto della polizia di un altro distretto, che riconosce Serpico come un collega, scatta 10-13, di corsa all'ospedale e così Frank si salva. Gli tolgono un proiettile a 5 mm da un'arteria vitale e lui resta sordo da un orecchio, ma sopravvive. Così è nel film e così è nella realtà, compresi tre colleghi che lo guardano dissanguarsi. Perché sia nel film che nella realtà, Frank Serpico è uno dei poliziotti più bravi del suo distretto, ma anche dei più odiati. Il problema della corruzione tra le forze dell'ordine è antico come il mondo, ancora da prima che i romani si chiedessero quis custodiet ipsos custodes, chi custodisce gli stessi custodi. Tragico, nei regimi in cui la polizia è senza controllo e può fare quello che vuole. Grave, nei paesi e nei momenti della storia in cui controllo democratico e senso civico sono più forti. Sembra una bestemmia,
che nel gioco antico delle guardie e dei ladri le guardie si mettono a fare la parte dei ladri. Ancora più sacrilego di fronte a tutte quelle guardie, la maggior parte naturalmente, che si sacrificano fino a dare la vita per fare il proprio dovere. Però succede, e periodicamente i giornali di tutto il mondo si ritrovano sulle prime pagine qualche scandalo imbarazzante. Come il Dirty 30 Scandal, lo scandalo dello sporco trentesimo, dal nome del distretto di Harlem in cui nel 1994 vennero arrestati 29 poliziotti, tra cui due sergenti. Segno che i guai non riguardavano soltanto qualche mela marcia tra gli agenti di pattuglia, ma praticamente l'intero distretto. Li chiamavano Nannery's Riders, i cavalieri di Nannery, dal nome del sergente al comando che li mandava in giro per Harlem con finte chiamate al 911 per fare irruzioni nei covi degli spacciatori e rapinarli di droga e soldi. Praticamente i Nannery's Riders, più che poliziotti, erano un'altra gang di Harlem, altrettanto cattiva e feroce, anzi peggio, visto che godeva della propria copertura istituzionale. Oppure come nel caso della Crash Unity, la squadra d'assalto del distretto di Rampart a Los Angeles, che alla fine degli anni 90 vede 70 dei suoi agenti, praticamente tutti, sotto inchiesta per un sacco di reati. Per aver pestato i sospetti, sparato col grilletto facile ammazzando gente disarmata, fabbricato prove false per risolvere i casi, in una logica da bad cops, poliziotti cattivi, che vedeva molti agenti con addosso il tatuaggio del logo dell'unità, un teschio, con un cappello da cowboy con attorno la mano del morto, due assi e due otto neri. Ma anche per reati da dirty cops, poliziotti sporchi, come corruzione, rapina, stupro e omicidio. Alcuni degli agenti della Rampart diventano membri di una propria gang che lavora assieme ad altre gang, come i Bloods, per esempio, che con i Crips si dividono le affiliazioni delle gang delle principali città degli Stati Uniti. Tre poliziotti della Crash Unity sono a libro paga di Marion Shuge Knight, fondatore della casa discografica hip hop Death Row Records, di cui abbiamo già raccontato tante volte la storia. Due di questi vengono anche sospettati di aver preso parte all'agguato che nel 1997 uccide il rapper Notorious B.I.G. E anche questa è una storia che abbiamo già raccontato. È così incredibile la storia della Crash Unity della Rampart che diventa il soggetto di una delle più belle serie televisive prodotta dalla HBO, The Shield. Bene, abbiamo citato solo due casi americani, non perché non ce ne siano altri e anche da noi, il caso dell'Uno Bianca per esempio è un'altra storia che prima o poi racconteremo, ma perché questa è l'area che ci interessa, il mondo in cui una trentina di anni prima si muoveva Frank Serpico. Giallo DJ. Serpico entra nella polizia di New York nel 1959. Viene assegnato all'81esimo distretto e non ci sta bene. È un semplice agente di pattuglia, un novellino, ma vede che c'è qualcosa che non funziona. Gli agenti non hanno una gran voglia di lavorare, girano la testa dall'altra parte piuttosto che rischiare la pelle intervenendo, ma soprattutto prendono mazzette per farlo. Lui non è così. Intanto è bravo, per cui gli piacerebbe intervenire per fare quello che il suo mestiere, il suo dovere e la sua vocazione gli impongono, arrestare i criminali. E poi è onesto, e questa cosa delle mazzette non gli piace e non le prende. Va bene, può succedere che ci sia qualche mela marcia, quis custodiet custodes, un agente se ne va in giro da solo e le tentazioni sono tante. Serpico resta all'81esimo per un paio d'anni, poi passa in ufficio a catalogare le impronte digitali, studia, prende lo scudetto d'oro di detective in borghese e viaggia per i distretti, e alla fine viene assegnato al 90esimo. Peggio di prima, mazzette e corruzione. Serpico si lamenta con un superiore che lo trasferisce ad un altro distretto, dove magari si troverà meglio. E invece è peggio. Nel 7° distretto i poliziotti di ogni livello prendono le mazzette dai criminali e se le dividono secondo uno schema ben preciso. Ci sono degli agenti che hanno solo questo come incarico, andare in giro per il distretto a riscuotere, come fanno i mafiosi con il pizzo. Serpico si ferma a riflettere e mette insieme quello che ha visto e ha sentito viaggiando da un distretto all'altro. Non si tratta più di mille marce, di qualche poliziotto di pattuglia che arrotonda lo stipendio. Qui si tratta di una corruzione sistemica, del sistema stesso, quello della polizia di New York, che è marcio. C'è un'altra cosa che lo prova, oltre al numero dei colleghi coinvolti. È la difficoltà che Serpico incontra a denunciare la corruzione ai suoi superiori. Forse esagera, è impossibile, ci verrebbero prove, come si fa a credere? Serpico insiste, raccoglie un po' di prove, trova un altro poliziotto che come lui ha voglia di denunciare, il sergente David Duke, e alla fine dà una spinta facendo finire tutto sulla prima pagina del New York Times. Così nell'aprile del 1970 si forma una commissione presieduta dal maggiore Lindsay e dal giudice Knapp, la commissione Knapp la chiamano, che comincia ad indagare seriamente e a questo punto la situazione esplode, perché prima c'erano soltanto Serpico e il sergente Duke, ma poi arrivano tutti i cosiddetti pentiti, poliziotti corrotti che chiedono l'immunità in cambio di informazioni e arrivano anche i cittadini vessati dalla polizia che avevano paura di parlare.
e naturalmente anche poliziotti per bene, che ci sono, ma avevano anche loro paura di non essere ascoltati. La commissione CNAP divide i corrotti in grass eaters, mangiatori d'erba, che sono quei pesci piccoli che si fanno corrompere con poco e al massimo chiudono un occhio, e in meat eaters, i mangiatori di carne, che invece la corruzione la cercano e addirittura la impongono. E così un sacco di poliziotti finiscono in manette, licenziati o trasferiti ad altro distretto e ad altro incarico. In un mondo ideale, Frank Serpico diventerebbe capo della polizia, o almeno qualcosa di molto importante, con una statua da qualche parte. Ma il mondo ideale non esiste, anzi. E infatti Frank si ritrova incastrato in una porta, da solo, con uno spacciatore portoricano che gli spara in faccia, e poi dopo qualche anno fuori dalla polizia. A odiarlo sono naturalmente i poliziotti corrotti, a cui ha rovinato il gioco, ma anche quelli che corrotti non sono, ma si considerano in guerra col resto del mondo. Quelli che hanno sviluppato uno spirito corporativo così forte per cui cane non mangia cane, i panni sporchi si lavano in famiglia e non si denuncia mai uno dei nostri. Quando è ancora nella polizia, Serpico si trova segnato a dito dai colleghi, visto con diffidenza dai superiori come un piantagrane, uno che fa casino, che parla anche coi giornali. Gli danno la medaglia d'onore per quello che ha fatto, ma gliela danno quasi in segreto. E quando esce dalla polizia si ritrova controllato addirittura dall'FBI. Vive facendo conferenze negli Stati Uniti e in tutto il mondo, come quella a cui l'ho conosciuto io, e facendo il consulente per gli organismi statali e scuole di polizia. Argomento: corruzione nella polizia. Insomma, chi custodisce i custodi? A fare un monumento a Francesco Vincent Serpico, detto Frank, non ci ha pensato la città di New York, ma la narrativa ha fatto qualcosa di simile. Prima il film di Sidney Lumet con Al Pacino, poi la serie televisiva e recentemente un libro autobiografico scritto con Peter Mess, Serpico, The Classic Story of the Cop Who Couldn't Be Bought. Serpico, la classica storia del poliziotto che non poteva essere comprato. Infatti io così lo guardavo a Roma, come un mito. È un argomento, quello della corruzione nella polizia, saccheggiato a piene mani dal cinema e dalla narrativa. Sia negli Stati Uniti, Il Cattivo Tenente con Harvey Keitel, Copland sempre con Keitel e Sylvester Stallone, serie come The Shield appunto, ma anche in Italia, più una volta che adesso, con i film del cosiddetto poliziottesco all'italiana o del cinema politico degli anni 70, tipo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, con un grandissimo Gian Maria Volonté a fare un poliziotto assassino. Bisognerebbe farne anche di più, senza paura di sporcare un'istituzione che si presenta già per quello che fa di buono e non potrà mai essere oscurato da quello che c'è di male. Come mi era capitato di dire a quel convegno con Serpico, dove il capo della polizia De Gennaro aveva fatto giustamente notare che di processi ai dirty cops da noi non ce n'erano stati mai molti, non sono i processi che si fanno che ci fanno paura. Quelli testimoniano di un sistema che funziona bene. A noi, a me almeno, fanno paura i processi che non si fanno. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Ciao.